Il 4-3-3 di Menichini impone scelte differenti in sede di mercato perché al tecnico servono due rinforzi di spessore in attacco, un esterno ed un centrale. Per il primo, il nome di Negro, ex Nocerine Latine, è più che mai attuale. Il DS Fabiani ha avviato la trattativa intensificandola nelle ultime ore con l'agente del giocatore che dovrebbe incontrare a breve. Chissà, la firma potrebbe arrivare anche entro il fine settimana. Nel frattempo però le altre piste restano vive. È il caso di Ceccarelli della Lazio che prima vuole firmare l'accordo con il club biancazzurro per poi trasferirsi in prestito a Salerno. Menichini ha indicato un altro possibile rinforzo, quel De Giorgio, sgusciante esterno che ha giocato pure nell'Accavese qualche anno fa. Il tecnico granata lo ha conosciuto ai tempi della sua esperienza a Crotone in B. E l'attaccante centrale, i tentennamenti di Ciani sono costanti. Arma piace molto, ma prima di intavolare una vera e propria trattativa il Pisa vuole conoscere il campionato di partecipazione. È in pole position per la B, ma ci spera per la riammissione pure la società granata. Ed allora per questo ruolo si è in stand-by. Per la difesa c'è un'idea Franco, ex Perugia, nel mirino pure Pezzella. Giacomini, finito al centro della vicenda somma, potrebbe anche essere ceduto. Forse alla Paganese. In partenza c'è sempre Munar. L'ultimo sondaggio effettuato è del Messina.